Petrosino, ennesimo atto intimidatorio nei confronti del sindaco Gaspare Giacalone. Alcamo obbligata a confisca definitiva a un imprenditore alcamese. Mazara Blue Silente continuano i workshop e gli eventi della rassegna. Mazara ha firmato protocollo per il registro identitario della pesca. Calcio, ancora un derby casalingo per il Mazara, domani i canarini affrontano il Marsala. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, l'ultima della settimana. Apriamo con la cronaca. Ancora un atto intimidatorio nei confronti del sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, i particolari nel servizio. Ennesimo atto intimidatorio ai danni del sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone. Alcuni giorni addietro qualcuno avrebbe sparato due colpi di fucile ad aria compressa all'indirizzo della finestra della stanza del primo cittadino che si trova nel municipio del piccolo comune Petrosileno. La notizia è stata resa nota ieri dal stesso Giacalone attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Nella foto postata dal sindaco si vedono i due fuori della serranda. Giacalone ha commentato con un laconico: "Continua l'escalation, se occorre dare una risposta ecco, andiamo avanti". Come dire, l'amministrazione comunale Petrosilena continuerà a portare avanti l'azione condotta in questi primi 4 anni di governo cittadino. Ovviamente l'episodio è stato segnalato alle forze dell'ordine, alla procura di Marsala, che hanno avviato le indagini del caso per cercare di risalire all'identità dell'autore o degli autori di questo gesto. Non è la prima volta che il sindaco di Petrosino subisce atti intimidatori. Lo scorso febbraio ignoti hanno dato fuoco alla serranda di una finestra che si trova al piano terra del comune di Petrosino. Senza dimenticare le varie lettere anonime con minacce recapitate a Gaspare Giacalone durante la sua sindacatura. E il laboratorio di buona politica esprime solidarietà al sindaco Giacalone, condanna aspramente ogni tentativo vile e ignobile di contrasto nei confronti di chi ha dimostrato con i fatti e con coraggio di operare una vera rivoluzione nelle pratiche della politica. Si legge in una nota rivolgendola finalmente al bene della collettività e al progresso della nostra terra. Solidarietà è stata espressa anche dal sindaco di Castelvetrano, Felice Errante, dal sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, dal segretario generale della UIL Trapani, Eugenio Tumbarello. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Il Partito Democratico di Mazara ha espresso solidarietà e vicinanza all'avvocato Mariella Martingiglio, vittima nei giorni scorsi di un atto intimidatorio, auspicando che le forze dell'ordine e la magistratura riescano a far luce sull'increscioso episodio. Il PD mazarese ribadisce la propria ferma condanna per ogni gesto di violenza, intimidazione o minaccia nei confronti di chi tutti i giorni lavora per affermare i principi di legalità e di giustizia. La Guardia di Finanza di Alcamo ha eseguito un provvedimento di confisca beni, un imprenditore alcamese. Sentiamo. Nei giorni scorsi i finanzieri della tenenza di Alcamo hanno dato esecuzione alla confisca dei beni mobili ed immobili nei confronti di un imprenditore alcamese. Si tratta di Vincenzo Campo, condannato in primo grado nel febbraio 2014 dal Tribunale di Trapani per omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IVA e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione alla gestione di fatto della fallita società Centro Distribuzione Merci Alcamese SRL, legalmente rappresentata da un prestanome totalmente estraneo all'amministrazione dell'impresa. Dopo che già la Corte di Appello, con sentenza del febbraio 2015, aveva confermato il dispositivo di condanna in primo grado, la Corte di Cassazione ha recentemente sancito la irrevocabilità della decisione del Tribunale di Trapani, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Quest'ultimo, attualmente in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, ha quindi subito una condanna definitiva alla pena di anni 4 di reclusione per i reati tributari e fallimentari, unitamente alla confisca per equivalente di beni mobili ed immobili sino ad un valore di 522.000 euro. I beni confiscati nei giorni scorsi fanno parte di un ampio patrimonio nella disponibilità del campo, già sottoposto a sequestro preventivo nel 2012 ed ammontante in totale ad oltre 850.000 euro. Il sequestro preventivo dei residui beni non oggetto di confisca, il cui valore ammonta ad euro 332.000, è stato invece convertito in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese di giustizia.
Nello specifico, sono stati ora colpiti dal provvedimento di confisca il 50% delle quote sociali della società Noemi SRL di Alcamo, unitamente ai beni ad essa intestati, oltre ad altri beni mobili ed immobili risultati nella effettiva disponibilità del condannato, tra cui una lussuosa villetta ed una imbarcazione da diporto a motore. Si è insediato al comune di Mazara il nuovo nucleo di valutazione che resterà in carica per 3 anni, lo ha reso noto questa mattina Palazzo dei Carmenitani. Ne fanno parte il segretario generale Antonella Marascia, che espleta le funzioni di presidente, e 2 componenti esterni, la dottoressa Aria Ottoveggio, mazzarese, già componente del precedente nucleo di valutazione, il dottore Filippo Russo di Palermo. Parliamo adesso di Blue Sealand, continuano i workshop e vari eventi collegati alla rassegna Il Servizio. Continuano gli eventi della rassegna Blue Sealand a Mazara del Vallo. Ieri pomeriggio si sono svolti altri workshop. Sono proseguiti inoltre gli eventi in giro per le vie del centro storico con le sfilate degli studenti delle scuole mazzaresi e la degustazione di pane cunzato. 1200 metri e 30 centimetri è stato in particolare il traguardo del pane cunzato. L'alimento, preparato con olio, sale, pepe, pomodorino, sardo e basilico, è stato realizzato da 6 panefici appartenenti al Giovane Consorzio Mazzarese di Tutela del Pane e fatto registrare l'impiego di 1330 kg di pane impastato con farina esclusivamente siciliana. Il record, in attesa dell'omologazione, è stato promosso da Coldiretti Campagna Amica. Gli incontri e i workshop di Blue Sealand sono proseguiti anche stamattina. Le eccedenze alimentari, una ricchezza da recuperare e non sprecare, è il tema di questo incontro. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono fondamentalmente quello di sensibilizzare la collettività su questa nuova legge che da qualche giorno è stata promulgata e che il Rotary sposa totalmente. Finalmente abbiamo uno strumento normativo che ci consentirà di continuare a fare bene del bene, perché sino adesso il tutto avveniva in maniera direi quasi artigianale e adesso la legge ci consentirà di operare al fianco delle istituzioni in maniera corretta nel rispetto di norme ben definite. Se ci sono delle eccedenze significa che ciò che si produce effettivamente è molto più di ciò di cui abbiamo bisogno, solo che c'è una cattiva distribuzione, perché mentre noi purtroppo assistiamo a uno spreco anche di ciò che può essere l'essenziale come il pane, non andiamo alle grandi prelibatezze della tavola o della cucina internazionale, mentre c'è spreco anche in ciò che può essere essenziale, ci accorgiamo che c'è tanta gente che muore di fame. E io mi sento in colpa, anche per chi non lo si sente, quando vedo tanto sciupio che non ci fa pensare che quello potrebbe salvare bambini e adulti da una morte ignobile, che è la morte di fame, che grida vendetta al cospetto di Dio e che interpella tutti, uomini, donne, credenti, non credenti. Siamo fratelli e sorelle nella carne e la nostra carne si nutre di cibo e questo cibo deve essere per forza per tutti. E sempre a proposito di Blue Sealand, giovedì è stato firmato un protocollo per il progetto legato alla creazione del registro identitario della pesca del Mediterraneo e dei borghi marinari. L'obiettivo, si legge in una nota della Regione, è quello di creare un tavolo comune di programmazione delle attività inerenti al progetto attraverso la condivisione di informazioni, database e strumenti operativi e al contempo attivare azioni congiunte. Presenti alla firma del protocollo l'assessore regionale all'agricoltura e pesca mediterranea Antonello Caracolici, il dirigente generale del Dipartimento regionale pesca Dario Cartabellotta e Giovanni Ruffino, presidente del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani. La Confcommercio di Mazara rende noto alle aziende del settore alimentare che dal 7 novembre si terrà un corso per operatori alimentaristi. Per informazioni ci si può recare presso gli uffici della Confcommercio in via Giotto.
L'assessore Billardello, su delega del sindaco di Mazara Cristalli, è incontrato assieme al presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano, Deborah Ferro di Marsala, prima classificata al concorso nazionale Ragazza Cinema Ok, e Ilenia Calamusa di 11 anni, Aurora Raspanti 12 anni, entrambe di Mazara vincitrici del concorso nazionale Ragazze Cinema Ok, categoria junior, svoltosi lo scorso 24 e 25 settembre a Caserta. Si sono svolte ieri le operazioni di trasferimento dell'Efebo di Castelvetrano, che era alloggiata all'interno dell'Acropoli presso il parco archeologico di Selinunte. Lo ha reso noto il sindaco Felice Errante. Già dal pomeriggio di ieri è possibile vedere la statua bronzo all'interno della sede naturale del Museo Civico, sito in via Garibaldi. L'Efebo era stato temporaneamente trasferito il 23 ottobre dello scorso anno presso la casa del viaggiatore per essere esposto nell'ambito di una mostra. Siamo allo sport, parliamo di calcio, iniziamo dalla Serie B. Scenderà in campo domani pomeriggio il Trapani, ancora in cerca della prima vittoria in campionato. I Granata saranno di scena alle 15 a Latina per l'ottava giornata di campionato. E scendiamo di categoria, parliamo di eccellenza. Domani altro derby casalingo per il Mazara. Dopo l'Alcamo i canarini affronteranno al Nino Vaccara il Marsala 1912. Il servizio. Tre punti per ripartire in campionato dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro il Licata e l'Alcamo. È l'imperativo categorico del Mazara che domani pomeriggio affronterà lo stadio Nino Vaccara al Marsala 1912 nel secondo derby casalingo nel giro di una settimana valido per la quinta giornata del girone A d'eccellenza. Con appena quattro punti racimolati nelle prime quattro giornate del torneo, la formazione allenata da mister Giacomo Modica ha bisogno di una vittoria per trovare un po' di tranquillità e ridare entusiasmo all'ambiente gialloblu. L'inizio del campionato aveva creato qualche illusione, forse ai tifosi, dopo la vittoria all'esordio fuori casa contro il Dattilo e il pareggio casalingo contro il Castelbuono, ma gli stop contro Licata e Alcamo hanno messo in evidenza tutti i limiti della rosa a disposizione del tecnico canarino, che non a caso, dopo il derby di domenica scorsa perso contro i bianconeri alcamesi, si è lasciato andare uno sfogo pesante sulla situazione attuale del Mazara. Adesso, a una settimana di distanza, occorrerebbe una vittoria per calmare le acque, mentre un'eventuale sconfitta potrebbe complicare ulteriormente una situazione di per sé già complicata. Certo, mister Modica dovrà fare i conti con l'infermeria. Se da un lato domani rientrerà Agate, l'allenatore dei Canarini, dovrà fare a meno dei vari Ocoli a Palazzo e Tedesco, oltre allo squalificato Gaston Gomez, appiedato per due turni dal giudice sportivo dopo l'espulsione di domenica contro l'Alcamo. Di fronte inoltre il Mazara avrà un avversario che, nonostante le vicissitudini societarie di fine estate, ha dimostrato finora di poter tenere testa a chiunque in questo campionato sotto la guida dell'esperto mister Angelo Galfano. L'incontro di domani avrà inizio alle 15:30. Verrà diretto dal signor Cristian Robilotta di Sala Consilina. Per il resto la capolista Folgore sarà di scena nuovamente in trasferta e i rossoneri andranno a far visita al Mussomeli. In programma domani c'è un altro derby allo stadio Mancuso, si affronteranno il Dattilo e il Paceco, impegni casalinghi infine per l'Alcamo e la Riviera Marmi, che affronteranno rispettivamente l'Atletico Campofranco e il Terranova Gela. Completano il quadro Licata Troina, Parmon Valnissa e Castelbuono Profavara. E sempre a proposito del Mazara Calcio, ieri è arrivata una precisazione da parte dell'ex tecnico Tommaso Napoli. Intervenuto telefonicamente durante la trasmissione Lo Sport in TV, l'allenatore palermitano ha smentito di aver avviato una vertenza contro la società gialloblu per i compensi spettanti per la guida tecnica della squadra durante la stagione scorsa, come ipotizzato in un articolo della nostra redazione. Si gioca la quinta giornata anche nel campionato di promozione. Gli impegni delle formazioni trapanesi: Campobello Atletico Ribera, Cinque Torri Nuova Sancis, Camarat, Castellammare, Partinica Audace, Saleni. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Si svolgerà domani a Mazara la quinta tappa del campionato regionale di moto d'acqua 2016. L'evento è organizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Schetim con il patrocinio oneroso del Comune. La prova si disputerà su due prove nel tratto di mare antistante lungomare Mazzini, con partenza della prima manche alle 11:30. Alle 15 si partirà per la seconda manche, alle 17:30 è prevista la premiazione. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Val. Vi auguro una buona domenica, grazie per averci seguito, arrivederci.